Buongiorno signore e signori, mio nome è Mike Senza Nome, vi do il benvenuto a un nuovo episodio di Graveyard Keeper. Quest'oggi andiamo avanti con la nostra avventura e penso che inizieremo subito con un po' di azione. Andiamo a uccidere le slime, ok? Bam! Una è morta, ok. Attenzione, evitiamo l'attacco, prendiamo i green jelly, molto bene. Attacchiamo tutto quello che muove da queste parti. Abbiamo ucciso, fine, ok, tutto qua. Tutto qua? Beh, ovviamente mi aspetto che mi lasciate nei commenti quello che ne pensate di questa serie. Fatemi sapere. Defeated the Slimes, dammi qua. Simple Iron Parts, molto bene. Ah, tra l'altro posso fare del cibo adesso. Green Jelly, Red Jelly, va bene. Trade, Simple Iron Parts, non so cosa farmene. Nails, chiodi e degli attrezzi di base. La Whetstone costa un bordello. Bordello, tra l'altro, però ha una condizione del 90%. L'ho usata una sola volta, che significa che si può usare ben 10 volte. Quindi alla fine è un argento per utilizzo. Insomma, non è che sia proprio poco. Vediamo un po'. Non NPCs 5. Get a beer from a tavern. E find a stamp and sell meat to Horadric. Bring a letter to Creswell. Ok, devo andare alla taverna essenzialmente. Devo andare a tornare alla taverna. Non è molto semplice orientarsi perché sulla mappa non credo che compare. O forse sono io questo. Forse sì. Avrebbe senso. Qua sola. What's up? What? Oh, vabbè. Vuoi essere ammato da me? Shabaluba duba wa wa. Che cazzo sta dicendo sta qua? Aspetta, fammi parlare prima con questo che concludo un affare. Molto bene, so usare una spada. Creswell ti ha detto che l'hai aiutato. Tieni, è una birra. Ah, in realtà non dovevo neanche comprarla, mi stai dicendo? Ok. Vabbè. Parliamo intanto con la signorina. Ciao. Hola. Cosa vuoi? Sono il custode e devo farti delle domande. Qua sono, bella. Non ho tempo per te, vieni quando hai più fiducia in te stesso. Cosa cazzo stai dicendo? Dimostra di essere meritevole. Posso rubarti un momento, mi dice sto tizio. Va bene. Dopo una piccola, breve ed entusiasmante conversazione con quel poeta, è venuto fuori che probabilmente il tizio della torre est, l'astrologo, è il tizio più furbo in paese perché è l'unico che crede che la terra sia tonda. Gli altri sono tutti convinti che sia piatta. E pensate che c'è ancora qualcuno nel 2018 che pensa che la terra sia piatta, però lasciamo che credano quello che desiderano. Psst, vieni qua, mi dice. Dove sei stato? Andato al villaggio. E tutti sono tranquillissimi con me che compaio dal nulla, tra l'altro. Ah, mi hai rubato i pensieri. C'è una cantina nel tuo cottage. Ci sono un po' di provviste là dentro. Quindi ho sbloccato una nuova tecnologia. Posso raccogliere funghi e anche i berry e anche le mere. Vabbè. I berry, i frutti di bosco, insomma, ci siamo capiti. Quindi posso raccogliere adesso tutta questa bontà divina. Molto bene. Così tra l'altro, se ci fate caso, il mio livello di natura aumenta. Ok. A quanto pare c'è uno scantinato. Infatti ci siamo finiti dentro. Cos'è quel suono? Oh santo cielo. Dannata porta. Verrò qua ogni sera se devo. Però io prima o poi la sfonderò. Sembra che io riesca a pulire questo. Eh sì, ma mi servono wood wedge, wood plank e 4 simple iron parts. Un sacco di energia per fare quel lavoraccio lì, ma... Che diavolo è sta roba? Guarda come trovo tanta roba utile nel mio scantinato. Distruggendo semplicemente quello che c'è già. Ci piace come cosa, ci piace molto bene. Ho ripulito completamente lo scantinato. E adesso me ne vado a dormire, visto che è ancora... notte, va bene? Sto guadagnando energia. Chissà se posso migliorare il letto tipo la The Sims. Non credo, però mai dire mai. Comunque è mattino, ci svegliamo. Oh che cazzo, questo non va bene, non va bene per niente. Chi pensi di essere? Sono custode ovviamente, ma perché c'ho un fantasma in casa? Sono Yorick. Che cazzo è Yorick? Sono così solo, povero me.
Praticamente il fantasma mi vuole pagare con una licenza per tirar fuori il cadavere di uno e buttarlo nel fiume. Per tirar fuori un cadavere ho bisogno di una licenza. Molto bene. Perché viene fuori che c'è sto tizio che dà fastidio a tutti. E allora hanno intenzione di sfrattarlo, distruggerlo, ucciderlo, buttarlo fuori nel fiume. A quanto pare. Ma io adesso mi metto a lavorare un po' nel mio giardinetto. Ok? Facciamo un po' di pulizie. Se vi ricordate anche la serie di Stardew Valley, se l'avete vista, che è stata tra l'altro una delle mie prime serie in assoluto, è iniziata con un po' di pulizie così e poi è andata avanti per 40, 50, 60.000 puntate. È stato veramente emozionante, ragazzi, veramente emozionante. Vedere come si parte dal nulla e si arriva veramente da qualche parte. Il trunk, ting, brr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 
adesso. Aspetta, andiamo nell'open. Tutto via. Chiodi. Abbiamo l'inventario un po' piccolino. Non so se si può aumentare, ma al momento è un po' piccolino. La farina lasciamola a casa. Devo tagliare la carne. Ok, molto bene. Abbiamo tagliato la carne. E adesso possiamo farci la carne. Molto bene. Lasciata perdere, non si mangia la carne. Comunque vedete che qua c'è un timer che è completamente staccato da me. Nel senso che io posso andare a fare dell'altro. Ovviamente non è che mi conviene più di tanto. Ah, ma quando è finita me la butta per terra. Beh, almeno così sono sicuro che non si brucia. Queste non mi servono, ma qua ci mettiamo tutto il resto. Prendiamo un po' di acqua dalla fontanella. Attenzione. Acqua dalla fontanella. Ne ho due. Fammi avere un'altra, per favore. È già venuta notte, cavolo. Non ho fatto niente, è già venuta notte. Mannaggia. Sarà una serie, se andiamo di questo passo, sarà molto lunga perché... cioè, ragazzi, non riesco a fare niente. Passa già tutta la giornata così. Water, ok, aspetta. Cosa vuole? Devo usare questo oggetto per ottenere acqua. Cazzo, quanta acqua che ottengo anche, tra l'altro. 60 di acqua. Cosa ne faccio io? Me ne serve solo 3. E ci facciamo il pane. Incredibile, signori. Incredibile, facciamo il pane. Tutto pa- non potevo dire di farmi più pagnotte già che c'era, no? Molto bene. Carino, carina, carina come cosa. Ci piace cucinare, ci piace cucinare. Il problema è che, vabbè, lasciamo lì che faccia il pane. Nel frattempo noi andiamo a fare dell'altro. Ma è passata un'altra notte, ok? Siamo stati più che altro in giro a fare robe più che a lavorare essenzialmente. Allora adesso io direi che Mike si mangi qualcosina in modo che sia fresh. Usalo, +12, +12, siamo appena a metà, quindi usiamo la carne. Siamo quasi pieni di energia, allora direi che andiamo a vedere come sta la nostra bella chiesa. Nel frattempo abbiamo costruito questo segreto. Ah, che mi permette di aumentare la quantità. Molto bene, oppure cosa posso fare qua? Wither Marker, non è male. Aggiunge un livello in più alla tomba. Sì, però... però costruire tutte queste robe è un po' difficile. Soprattutto perché... non mi è ben chiaro perché non posso tagliare gli alberi. Cioè, c'è una tecnologia che non ho sbloccato. È un po' confusionaria questa cosa. Vedi, need technology. Vado su technology. Vado su farming and nature. No. Tagliare alberi. Tagliare alberi si chiama. Ancora non so come si fa. Cazzo, c'è un cadavere. Ma sto bastardo mi ha lasciato qua. Ha lasciato il cadavere in strada e se n'è andato. Parliamo intanto con il nostro... dov'è la mia birra? Toh, pigliati la birra. Contento? Ah, che delusione. Pensi di aver bisogno di qualcosa di più forte. Ecco, ti do qualche consiglio. Smettila di andare in giro a dire che sei di un altro mondo. Ok. Non mi ricordo cosa stavo facendo, ma stavo facendo qualcosa di simile anch'io quando ho perso il mio... corpo. Quindi se vuoi tenerti il corpo, smetti di dire in giro che sei di un altro mondo. Quindi qual è la tua domanda? Come posso andare a casa? Sono sicuro che potresti usare il portale a Witch Hill. Però ti ho detto tutto quello che posso ricordare. La chiesa! La chiesa ha dei libri. Okay. Oppure l'astrologo può sapere qualcosa. Adesso Jerry vuole un po' di vino. Vieni più tardi. Facciamo l'autopsia. E basta, direi. Prendiamo quel che rimane e ce lo portiamo a spasso, ce lo portiamo nel cimitero. Ovviamente la mia energia non è al top, prenderò qualcosa per farmi risalire. Tutte queste erbacce, tutte queste robe rovinano l'aspetto del mio bellissimo cimitero. Un giorno sarà bellissimo questo posto. Nel frattempo mettiamo una tomba qua.
Quindi scaviamo per favore. Molto bene, pigliamolo e ricopriamo tutto. Certificato di decesso che non ho spazio in inventario probabilmente per tenere. Molto bene Mike, bravo. Che bella giornata anche oggi per iniziare un altro po' di lavori, proprio bello. Se qualcuno mi spiega perché cavolo non riesco a tagliare gli alberi, cioè veramente. Adesso decido di farmi tagliare quest'albero. Perché gli alberi più piccoli posso tagliare e quelli più grossi no? Perché non ho il coso abbastanza grosso? Oh, attenzione! Inquisitore! L'inquisitore! Abbiamo visto l'inquisitore! Stava andando su vicino a Witch Hill! Mi ucciderà o forse anche peggio! Vado a distrarlo. Anche perché forse riesco ad andare su quella collina e andarmene fuori da qua. Questo era quello che stava pensando il mio personaggio in realtà. Non voleva aiutare il suo amico. No, no. Bello, carino il fatto che ogni volta che taglio un albero poi devo portarmelo in spalle, cioè nel senso devo... Vediamo qua, wood billet e il flitch, molto carino, molto carino. Quindi facciamoci un po' di flitch. Che fighe le animazioni. 6 flitch addirittura ho fatto, porca vacca. Tutto è pronto, monsignore, gli dice la guardia. Ci sono stati problemi? No, a parte questo tizio strano che girava, guardava in giro. Sta parlando di me. Oh, eccolo! Alt! Porca vacca. Calma, calma, io... abito qua al cimitero. Già dire una frase così non è che... Ciao ai tuoi ragazzi! Mamma mia, è un cultista di sicuro, monsignore! Sento che dice la verità. Mamma mia, che inquietante che questo tizio. Ci vuoi unire a me alla cerimonia per bruciare la strega? Ma subito! Io sono il grande inquisitore. Io proteggo la vera natura e l'umanità da se stessa. Detto così suona un po' inquietante. Abbiamo tempi difficili in città. La nave dei morti è già sovraccarica. Non vediamo una strega da un bel po' di tempo. Adesso daremo fuoco alla seconda di quest'anno. Sembra un evento molto contento, molto... Ed è solo l'inizio. Porca vacca. Bruciate la strega! Mamma mia. Gente pazza. Lavoro con un sacco di cadaveri, mi chiede ma cazzo, ma che domanda è? Cioè, lavoro in un cimitero, credo che faccia parte del mio lavoro effettivamente. Cioè, scusi. E abiti vicino al cimitero? Che cazzo, ma è un genio questo. Sai? Ho bisogno di qualcuno che sia mio amico qua nel villaggio. Ho bisogno di una spia, sto tizio. I cittadini del villaggio sono gente strana, sono diversi da noi, della città. Non ti puoi fidare di loro. Però tu sei nuovo qua. Certo, sarò io tuo amico. Ho un paio di compiti minori per te, ovviamente. Perché se devo dimostrare la mia buona volontà, cioè... Il portale della strega, ragazzi! Il portale della strega che mi fa tornare a casa! Bene, abbiamo un portale da aprire, abbiamo tante cose da fare. E di qua dove si scende? Che c'è una casa bruciata e una tomba anche. C'è una tomba ma non si sa di chi è. E questo è il punto, è questo che è intrigante, è questo che ci fa un po' così, cioè... È una tomba separata da tutte le altre. È un po' strana come cosa, diciamocelo. Quindi... Io con questo sospetto, con questo pensiero, con questo dubbio, vi saluto, vi lascio e vi auguro una buona giornata. Credo che ci vedremo prossimamente con un nuovo video. Ma io sono solo Mike Senza Nome. Alla prossima. Ciao, 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 ciao.